Ciao a tutti e benvenuti, bentornati. Noi in questo video è la 11ª puntata in segreto. Il tema è sfoghi, quindi iniziamo. Primo segreto, uomo di 18 anni. Da 2 anni sono il migliore amico della ragazza di cui sono innamorato. Lei lo sa e mi provoca tantissimo. A lei non piaccio come fidanzato per alcuni motivi stupidi, ma ormai c'è troppa amicizia tra noi. Sto molto bene con lei e ho tanta paura che un giorno io possa scoppiare e far finire questa bella amicizia. Capiamo, ma allo stesso tempo che mi fa soffrire tanto. Io ti direi di parlarne. So che è brutto magari far finire l'amicizia, ma è meglio parlarne, dirlo, piuttosto che tenerselo dentro. Poi magari si rimane comunque sempre nella friend zone, però è meglio parlarne, perché magari lei, anche ne sai, magari lei ha cambiato idea, può cambiare idea, che ne sai. Cioè, tra l'altro c'era un programma su MTV una volta che si chiamava Friend Zone, proprio di queste cose qua, di ragazzi, o di ragazze, dipende, che erano innamorati o del migliore amico o della migliore amica, e creavano tutto un appuntamento e poi glielo dicevano. Alcuni andavano a finire bene, quindi alcuni dicevano sì, anche io sono innamorato, altri rimanevano comunque nella friend zone. Può succedere, però meglio secondo me parlarne. 2. Uomo di 23 anni, lavoro con la figlia del capo. Si vede palesemente che fa finta di lavorare e non fa il tuo. Ogni mezz'ora va a prendere il caffè e sta al telefono con chissà chi. Sono furente, sto per tirarle addosso una sedia. No, vabbè, tirarle addosso una sedia. Capisco magari l'incazzatura del fatto che comunque lavori con la figlia, però è normale che la figlia del tuo capo non fa né merito niente. È normale, anche io fossi, cioè, anche io fossi nella situazione sua, non farei nulla. Cioè, magari mi imprenderei a fare qualcosa, però, ripeto, è normalissimo. Poi, 3. Donna di 18 anni, a un 18esimo ho baciato una ragazza e sono etero, ma è stato bellissimo. Mi ha fatto avere un sacco di dubbi, però vedendo una ragazza non sono attratta. Forse mi sentivo solo sicuro, non posso parlare di questo con le mie amiche, altrimenti mi eviterebbero pensando ci provi con loro, che ci provo con loro. Può capitare, prova ad indagare su questa cosa qua. Poi, 4. Donna di 22 anni, detesto l'ex del mio ragazzo. Per il suo compleanno gli fa sempre pubblicamente gli auguri su Facebook, chiamandolo ancora col nomignolo che usavano nell'intimità e mandandogli infinità di bacini. Si sono lasciati più di 3 anni fa, forse sono io troppo gelosa, ma mi sembra che nemmeno lei sia molto normale. Io mi sarei incazzata, io sarei andata su tutte le furie con lui più che altro, non tanto con lei, perché se lui gli permette di fare gli auguri chiamandolo il nomignolo, io me la prenderei più con lui che con lei, perché lei tanto quanto, ma è lui che dovrebbe bloccarla, comunque evitarla il più possibile, anche perché se sta con te. Altro segreto, uomo di 20 anni, ma perché ancora tanta gente non capisce che i punti interrogativi e esclamativi sono punti e a tutti gli effetti? Cristo santo, non si mette dopo un punto interrogativo e esclamativo? Ogni volta che vedo punto interrogativo o punto esclamativo mi sento male. E alcuni, diciamo che hanno proprio problemi di punteggiatura, di non mettono verbi, lasciamo perdere. Poi, altro, donna di 17 anni. Odio gli haters, credo che siano persone schifose, insultano la gente nascondendosi dietro un telefono, che sfigati. Ma lasciali stare, hanno, diciamo che non hanno il coraggio di dirtelo davanti, e tanta gente anche nella realtà fa così. Magari davanti ti fa una faccia, dietro te ne dice tutti i colori, quindi lascia perdere, vai avanti. Donna di 20 anni, se dove posso giudicarmi? Io so il mio passato, so il motivo delle mie scelte, io so quello che ho dentro. Io so quanto ho sofferto, io so quanto essere forte e fragile, io e nessun altro, giusto.
Nessuno può giudicare le scelte che facciamo. Questo era l'ultimo segreto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E niente, un bacio a tutti. Ciao, al prossimo video.